Massimiliano Bossi, Channel Sales Manager, dice poi in Italia, chiediamo come si sviluppa oggi la relazione con ETWAY. ETWAY è uno dei nostri distributori storici, è una partnership che si sviluppa ormai da svariati anni, più di 15 anni, ed è per noi un punto di riferimento assolutamente importante. Checkpoint è un'azienda che ha un elevato tasso di esigenze tecnologiche da proporre ai propri clienti, ai propri partner. È fondamentale avere un distributore che non sia in grado solo di offrire servizi tradizionali, quindi servizi finanziari, rivendita di prodotti, ma sia in grado di comprendere la tecnologia e offrire soluzioni ai propri venditori, nello specifico i partner di Checkpoint. Noi da sempre abbiamo individuato in ETWAY questo riferimento per noi fondamentale. Ogni vendor ha una capacità di presenza sul mercato che comunque, per quanto ampia, è comunque limitata. Avere un interlocutore, un partner così forte come ETWAY, che ci aiuta a divulgare le nostre competenze e la nostra conoscenza sul mercato, per noi è assolutamente fondamentale e poi è la chiave vincente poi della nostra attività. Quali sono gli ambiti tecnologici in cui si muove Checkpoint? Allora, Checkpoint ha investito negli ultimi anni su due tematiche in particolare: l'ambito della mobility, andando a produrre delle soluzioni che aiutino i clienti a indirizzare un tema che oggi è ancora parzialmente preso in considerazione, quindi quello della gestione del malware sui dispositivi mobili, sugli smartphone, è un tema che spesso è ancora molto sottovalutato. L'altra tematica sulla quale Checkpoint ha fatto degli notevoli investimenti e grandi passi in termini di sviluppo tecnologico è l'ambito degli attacchi così definiti zero day, oppure dell'ambito di sicurezza legato alle APT, Advanced Threat Prevention. Questo ha consentito Checkpoint di risultare anche sui centri di ricerca indipendenti come NSS Lab come la soluzione che ha la miglior capacità di rilevazione di questo tipo di malware, di questa tipologia di attacchi, e ha la capacità di fare una reale prevention per i propri clienti, quindi non solo rispondere alle problematiche una volta che hanno colpito le aziende, ma riuscire a preventivamente a proteggere le aziende prima che l'infezione arrivi a bordo. Cosa fa invece Checkpoint per i partner di canale? Il canale per noi è al centro della nostra strategia. Noi siamo un'azienda, e lo sottolineo, che è 100% canale. Niente del nostro business viene veicolato senza il supporto dei nostri partner di canale. Questo per noi è un aspetto fondamentale. Stiamo cercando di cambiare un po' la strategia sul nostro mercato, quindi Checkpoint è un'azienda che nasce per il mondo enterprise, quindi i nostri principali clienti sono le più grosse aziende sul mercato italiano, nello specifico, ma comunque in generale a livello globale. Però abbiamo una capacità tecnologica che può essere molto interessante anche per un mercato mid enterprise. Per raggiungere questi clienti è chiaro che abbiamo bisogno di rafforzare ulteriormente il nostro canale. Quindi le nostre partnership storiche continueranno a essere al nostro fianco per raggiungere questi clienti, ma è chiaro che abbiamo bisogno anche di aggiungere nuove partnership con elevate competenze tecnologiche che siano in grado quindi di allargare sensibilmente la nostra presenza a livello territoriale. Più clienti vuol dire di fatto avere più partner che supportano questi clienti. L'aspetto interessante è che oggi abbiamo una crescita importante in termini di risultati e quindi riusciamo anche ad alimentare in maniera positiva, quindi con dei buoni numeri, un buon fatturato, anche le nuove partnership che si affacciano al mondo Checkpoint. Il partner richiede sempre di più un aiuto dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista commerciale. Molte volte sono solo i distributori che fanno questo, e invece cosa fa Checkpoint? Allora, Checkpoint è schierata al fianco dei propri partner, al fianco dei propri distributori, per elevare le competenze dei partner. Spesso il distributore diventa il punto di riferimento perché è anche training center ufficiale per il vendor, ma
a fianco al distributore, quindi nel caso specifico ETWAY, a fianco ETWAY, spesso ci sono le persone di Checkpoint che supportano e costruiscono il know-how necessario poi ai partner per andare a divulgare il verbo sui clienti. Quindi abbiamo tutta una serie di attività, un programma fisso, ben organizzato durante tutto l'anno di formazione rivolto ai nostri partner, attività che facciamo, che definiamo Tech Days, quindi giornate di formazione tecnologica che mettiamo a disposizione dei nostri partner. Abbiamo attività che ormai sono un punto di riferimento costante nel tempo, come le Checkpoint University, quindi sono momenti in cui mettiamo insieme tutte le persone con skill tecnici dei nostri partner, le raduniamo per trasmettere le competenze sulle nuove tecnologie. E poi chiaramente abbiamo avuto negli ultimi anni anche la possibilità di invitare alle nostre attività ufficiali, quindi sales kick-off di Checkpoint, che piuttosto che le Checkpoint Experience, di invitare direttamente sia i nostri clienti che i nostri partner. Quindi sono eventi che vengono fatti a livello europeo, in cui partecipano chiaramente anche le persone di Checkpoint, in cui c'è stata la possibilità di aprire le porte e di invitare anche i partner e gli utenti finali. Questo per dimostrare quanto per noi sia fondamentale essere sempre a fianco dei nostri clienti, dei nostri partner, e trasmettere loro direttamente quello che per noi sono gli aspetti tecnologici più importanti, poi chiaramente da trasferire sul mercato.